E Spinazzola ha ricordato il suo figlio più illustre, Antonio Pignatelli, diventato papa con il nome di Innocenzo XII. A lui sono dedicati due volumi che raccontano il suo profilo ecclesiale ed umano e la spinta innovatrice che diede alla Chiesa della sua epoca. Francesco Rossi. Sindaco Spinazzola continua a celebrare Innocenzo XII, è davvero una figura di altissimo profilo che va riletta anche alla luce del pontificato di Papa Francesco. Sì, noi ci teniamo tanto a questa figura perché è uno dei figli illustri di questa nostra terra, di Spinazzola, per cui non credo che finiremo con la presentazione di questi due importanti volumi. Vorremmo portare avanti queste iniziative perché Papa Innocenzo XII, lo abbiamo scritto anche sulle carte intestate del comune, è Spinazzola. E questi due volumi indubbiamente raccontano la figura di questo pontefice illuminato, un pontefice che ha guardato alla riforma della Chiesa, un po' quello che sta avvenendo in questi giorni con Papa Francesco. Sì, indubbiamente, anche diciamo, i risvolti, diciamo, i punti di contatto tra Innocenzo XII e Papa Francesco I sono evidenti e sono stati anche evidenziati da un intervento introduttivo nel primo volume su Innocenzo XII Pignatelli, padre dei poveri, dal cardinale Ravasi, che ha sottolineato proprio i punti di contatto tra la volontà e l'azione di Papa Innocenzo XII e quella messa in atto in questi anni da Papa Francesco, puntando sulla carità, puntando sulla riforma del clero, un clero attento alla gente, attento alla comunità, senza fronzoli e senza chiacchiericci, così come Innocenzo XII lo fece all'epoca. Sono anch'io rimasto molto colpito dalla figura di questo Papa, perché seppe unire alla sua multiforme attività diplomatica, ma anche di pastore di alcune diocesi, seppe poi dare diciamo così, il meglio di sé, come prete, come vescovo, come papa, proprio negli anni del suo pontificato.